Grazie Presidente. Il mio è un intervento tecnicamente per fatto personale e come tale deve essere fatto alla fine dell'aula, alla fine della seduta. E peraltro è una cosa che farà perdere tempo a lei e credo a molta gente della Presidenza, mentre invece si sarebbe potuta risolvere velocissimamente in corso d'opera. Il fatto è il seguente: mercoledì 19 pomeriggio, Presidente, io sono partito per Bruxelles insieme al collega Santini in missione per un'iniziativa internazionale presso il Parlamento della Commissione europea in preparazione dell'incontro delle commissioni bilancio e politiche europee dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea per l'approvazione del bilancio europeo e per la preparazione dell'incontro di domenica. Fatta questa lunga sintesi, i partecipanti a questo incontro, che eravamo io e il senatore Santini per il Senato della Repubblica, l'onorevole Duilio arrivato a tarda notte per esigenze della seduta della Camera e due europarlamentari di Bruxelles, sono stati convocati presso l'ambasciata italiana presso l'Unione Europea, l'ambasciatore Fulcieri, per preparare la posizione dell'Italia per il giorno successivo. La mia missione è stata erroneamente comunicata per giovedì 20 e venerdì 21. In realtà, come le ho appena descritto, questa missione è iniziata mercoledì 19 pomeriggio. Tant'è vero che io la mattina ero presente in aula e il pomeriggio ero in viaggio per Bruxelles, dove alle 8 è iniziata questa riunione di lavoro. Nel pomeriggio di mercoledì, Presidente, ci sono state alcune votazioni in aula dove la differenza fra la maggioranza e l'opposizione era di ben 2 voti. Saputa questa cosa, mi sono informato, dopo averlo già chiesto la mattina, per essere sicuro che la mia posizione soggettiva personale risultasse di senatore in missione. È iniziato un dai e vai che non sto a spiegare, anche perché è poco dignitoso per il Senato della Repubblica, a mio modesto parere, fra alcuni dirigenti, la sintesi della quale è che se io oggi non facevo questo intervento in aula, risulto, come risulto, signora Presidente, assente nella seduta di mercoledì 19 pomeriggio. Ora, purtroppo in questa fase strana del nostro Paese, assenti, presenti e motivazioni incidono in un qualche modo sul comportamento soggettivo di chi come noi ha un alto ufficio al quale adempiere. E siccome io sono stato assente perché mandato, e onor mi cresca, avrebbe detto mia madre, in rappresentanza del Senato con il collega Santini in questo incontro internazionale, non posso accettare di risultare assente ingiustificato nella seduta di mercoledì 19 pomeriggio. Per questi motivi io le chiedo di assumere nelle forme e nei modi che ella riterrà più opportuni, insieme alla Presidenza del Senato, le opportune e necessarie attività per modificare il resoconto e il verbale dell'Assemblea di mercoledì 19 pomeriggio, indicando correttamente che io ero in missione per conto del Senato, come inviato dal Presidente del Senato e poi dalla Presidente della Commissione 14ª. Le diranno gli uffici, non so chi e non so quando, che purtroppo non hanno commesso nessun errore, perché nella lettera della Presidente Boldi c'è scritto che io ero giovedì 20 e venerdì 21. E siccome questo ridicolo palleggiamento è andato avanti fino ad oggi pomeriggio, quando ho posto, per evitare questa perdita di tempo a lei e ai colleghi in Commissione 14ª, di inviarvi 2 righe scritte che chiedessero questo, mi è stato risposto che l'unica soluzione era che io raccontassi tutto questo in aula affinché il resoconto e il verbale potesse essere modificato. Ovviamente, Presidente, mi riterrò soddisfatto solo quando il verbale recherà la mia destinazione in qualità di senatore di mercoledì 19 pomeriggio. La ringrazio per la pazienza.